Hai pensato che fosse tutto silenzioso come un topo nello spazio? Ebbene ti sbagli. Gli astronomi non solo guardano in profondità nello spazio con enormi telescopi, ma ascoltano anche. Le onde radio ci raggiungono da tutto il cosmo. Le sonde spaziali come Cassini o InSight portano persino il suono di Giove o Marte direttamente nel tuo salotto. Preparati per questi 10 misteriosi suoni dallo spazio. Se ti piacciono i nostri video, supportaci con il pollice in su, iscriviti a Simply Space e attendi i video che ti aspettano in futuro. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la vastità dell'universo. Ascoltando il campo magnetico terrestre. Sulla Terra non solo catturiamo i suoni cosmici, ovviamente anche il nostro pianeta natale invia i suoni stessi. Nel 2012 la NASA ha pubblicato affascinanti registrazioni della Earth Song. Il suono è creato dal movimento della magnetosfera che si estende lontano nello spazio. La magnetosfera è in costante movimento. Forti tempeste solari possono espanderlo e una parte di esso si estende sempre più nel cosmo. Quando le particelle colpiscono le onde, viene creato il suono. Questa canzone terrestre può essere ricevuta anche da radioamatori sulla Terra. Le registrazioni suonano quasi divertenti. Quindi probabilmente quasi nessuno avrebbe immaginato il suono della Terra. Potresti pensare che il buon vecchio pianeta Terra stia fischiettando dietro a un amico del pianeta. Nel frattempo ti viene in mente il canto delle balene o il cinguettio colorato di uno stormo di uccelli. Il gigante gassoso Giove ruggisce e squilla. La sonda Jupiter Juno ha, oltre alle migliori telecamere e strumenti di misura, ovviamente dei ricevitori radio a bordo. Dal 2016 la missione spaziale ha fornito costantemente nuovi fatti sul più grande pianeta del Sistema Solare. Questi includono il suono del gigantesco campo magnetico di Giove. La registrazione riproduce i cosiddetti segnali di onde al plasma. Le particelle cariche del Sole, che colpiscono il campo magnetico di Giove tramite i venti solari, rimbalzano e producono suoni, proprio come il campo magnetico terrestre. All'inizio ti senti quasi ricordato di un antico P&P Falschverbudenansage dei Telecom, ma dopo un po' di sibili il gigante inizia a cantare in un modo inquietante e affascinante. Il profondo ruggito e ronzio si adatta a un gigante come Giove. I segnali acustici intermedi rendono l'ascoltatore piuttosto perplesso. Vuoi solo riagganciare il ricevitore, ma poi lo spettrale canto di Giove continua e in qualche modo non ne hai più abbastanza. Suoni dal centro del Sistema Solare. Scienziati dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea, e della NASA raccolgono da decenni dati e suoni dal Sole. Non c'è nessun altro corpo celeste nel nostro Sistema Solare in cui le cose siano selvagge come il Sole. Sono in corso giganteschi processi di combustione, esplosioni in corso, gas bollenti e le eruzioni lanciano enormi quantità di particelle cariche nello spazio, vento solare. Le registrazioni su nastro sono ancora più sorprendenti. Dopo il cinguettio della Terra e il ruggito di Giove, il Sole culla i suoi ascoltatori con un semplice ronzio monotono, semplicemente bello e rilassante come sdraiarsi al sole in una giornata calda. Anche lo spazio interstellare ronza. Lo spazio interstellare inizia al confine del nostro Sistema Solare. Fino a quel momento entrano in vigore le leggi della cosiddetta eliosfera. Tutti i pianeti, le lune e naturalmente il nostro Sole formano un sistema chiuso di movimento e suono. Dietro di esso, fino a quando non emergono nuovi sistemi solari o oggetti interstellari, in realtà non c'è nulla.
Ma anche questo non tace. Anche nel nulla, le particelle si muovono costantemente e agiscono in dimensioni che tengono insieme lo spazio. Ciò che questo suona è stato trasmesso dalla prima sonda spaziale interstellare Voyager 1. Nell'agosto 2012 ha attraversato il confine magico del Sistema Solare e ha inviato il ruggito dell'infinito sulla Terra. La bellissima e strana sinfonia di Miranda. Miranda è considerata una specialità tra tutte le lune conosciute. Responsabile di ciò è l'insolita struttura della superficie. Che la luna sia composta da ghiaccio e metano non è raro. Diverse lune ghiacciate di Urano e Saturno mostrano questa composizione, ma Miranda ha strutture superficiali uniche. A volte improvvisamente bizzarro come il tintinnio dei bastoncini di ghiaccio, poi morbido e con vortici e crateri. Miranda sembra un po' come se pezzi della superficie fossero appena caduti. La Luna è stata fotografata e misurata per la prima volta nel 1986 dalla sonda spaziale Voyager 2. Le registrazioni dei suoni emessi dalla Luna nello spazio ci ricordano immediatamente un castello infestato. Il vento fischia e pian piano qualcosa si avvicina. Proprio come ti siedi incantato davanti a un film spaventoso e aspetti, ascolti gli strani suoni di Miranda con uno strano fascino. Questo è ciò che suona quando la Terra trema su Marte. La sonda Marte InSight è su Marte dal novembre 2018. Dotata di un sismometro e di una sonda per il flusso di calore, tra le altre cose serve per studiare le attività sulla superficie del pianeta rosso. Insieme a Venere e Mercurio, Marte è uno dei pianeti simili alla Terra. Ancora una volta i voli spaziali con equipaggio su Marte sono in discussione. Il debole segnale sismico è stato registrato il 6 aprile 2019. InSight era su Marte da 128 giorni. Tutto sommato Marte ha sorpreso con il suo silenzio. In superficie non c'era quasi nessun movimento. Tuttavia il sismometro, altamente sensibile, registrerebbe anche la minima vibrazione. Il primo grande movimento ha fornito agli scienziati un cambiamento appena percettibile nell'oscillazione fondamentale. Le deflessioni modificano il rumore normale solo con un'intensificazione sottile, ma molto profonda e voluminosa. Le registrazioni audio sono comunque affascinanti. Gli astronomi sospettano che sia stato un terremoto all'interno di Marte. Qui sulla Terra, i terremoti sono solitamente innescati sulla superficie, dallo spostamento delle placche continentali. La NASA ha convertito foto in suoni. Hubble, il telescopio spaziale gigante, tratta regolarmente tutti gli amici del cosmo con nuove immagini uniche. Una particolare immagine ha talmente rapito gli astronomi che l'hanno prontamente chiamata scrigno del tesoro galattico. L'immagine mostra più galassie che mai. Galassie, non sistemi solari. Quindi ogni punto non rappresenta una stella con pianeti, ma da milioni a miliardi di stelle e ancora di più pianeti, lune, eccetera. Gli specialisti del suono della NASA hanno convertito questa immagine in suoni udibili. Le stelle, le galassie e lo spazio tra di loro producono un suono che non è percepibile dal normale udito umano. I ricercatori del suono della NASA hanno quindi semplicemente scambiato le frequenze e le hanno rese udibili. Le stelle e le galassie compatte emettono suoni brevi e chiari. Le galassie a forma di spirale e complesse producono strutture sonore allungate. Probabilmente è un'ironia della storia che vecchie serie di fantascienza come Star Trek della prima ora o l'astronave Orion usassero esattamente queste sequenze sonore per rappresentare l'universo e le sue peculiarità. Il suono dell'approccio su Titan. Il 25 dicembre 2004 lo strumento di misura Huygens è stato inviato dalla sonda Cassini verso la luna di Saturno Titano. Il 14 gennaio 2005 alle 11:13 ora terrestre, Huygens è entrato nell'atmosfera di Titano ad un'altitudine di 1270 km. Già durante la discesa, il dispositivo high-tech ha registrato molti dati.
La natura esatta della foschia e dello strato di nubi doveva essere studiata, così come la superficie di Titano, che all'epoca era completamente sconosciuta. I ricercatori sono rimasti sbalorditi dalle immagini. Mai prima d'ora gli umani avevano visto i canyon, i canali e le aree costiere di Titano. Tuttavia, la missione di Huygens era già stata completata entro poche ore. Il calore del dispositivo ha rilasciato immediatamente sulla superficie grandi quantità di metano congelato. Se questo non avesse ucciso la tecnologia, probabilmente sarebbe stata la temperatura gelida di almeno meno 180 gradi. Come suona atterrare su una luna sconosciuta come pioniere è documentato dalle registrazioni sonore trasmesse da Huygens. Durante la corsa attraverso lo strato di foschia di Titano, il dispositivo rallenta lentamente la sua velocità di 400 metri al secondo. I paracadute sono stati utilizzati per rallentare la sonda, consentendo a Huygens di raggiungere la superficie a una velocità di 17 km l'ora. Gli elettroni fischiano una canzone eterna. Le registrazioni ripetutamente dimostrano che lo spazio è pieno di suono costante. Le particelle cariche percorrono distanze incredibili. Durante il loro viaggio sono controllati da campi magnetici ed elettrici, e questo produce inevitabilmente il suono. In prossimità di oggetti cosmici più grandi, vengono generate onde elettromagnetiche o onde di plasma. Quando le onde del plasma colpiscono le particelle dallo spazio, viene creato un ritmo udibile, paragonabile al suono della risacca marina. I campi magnetici terrestri non si fermano mai, sono in costante movimento. Le tempeste solari cambiano la magnetosfera e diverse quantità e tipi di particelle dal cosmo colpiscono i campi. Ciò si traduce in diverse sinfonie. A volte le frequenze ricordano un duello phaser alla Star Trek, a volte il fischio delle balene o il rumore monotono di una stazione di servizio autostradale. Enceladus manda segnali sonori di vita aliena? La luna di Saturno Enceladus, scoperta nel 1789, è stata visitata dalla missione Cassini-Saturno nel 2005. Due volte la sonda spaziale si è avvicinata insolitamente alla luna. Il 17 febbraio e il 9 marzo Cassini è stata in grado di registrare i suoni delle onde di plasma attorno alla luna di Saturno. Chiunque abbia perso i saluti degli alieni in questo elenco di suoni spaziali stranamente familiari troverà quello che sta cercando. All'inizio le registrazioni suonano come un miscuglio di voci distorte, poi qualcuno accende la radio. Un po' più tardi i segnali radio lontani sembrano cercare alieni, proprio come noi. A proposito, l'acqua è stata anche trovata su Enceladus. Questo rende la Luna un candidato caldo per la possibile origine di vita biologica, simile alla Terra. Al momento fa ancora troppo freddo per quello, con meno 128 gradi. Ma se il nostro Sole si gonfiasse lentamente fino a diventare un gigante rosso in 6 miliardi di anni, la vita potrebbe diventare possibile su lune come Enceladus per diversi milioni di anni. Misterioso eppure in qualche modo stranamente familiare, cosa ti hanno innescato spontaneamente questi 10 suoni? Condividete con noi le vostre impressioni e la vostra opinione, come sempre nei commenti.